continuativo, siccome non si tratta di semplice meditazione, quindi tutti quanti possiamo meditare tutti i giorni, ma si tratta dell'effetto Maharishi, noi ci facciamo portatori, artefici di continue trasmissioni dove si applica l'effetto Maharishi, affinché stormi, non so perché ho detto stormi, vabbè, stormi di persone, migliaia, centinaia di migliaia di persone, di gruppi, associazioni, centri spirituali, si uniscano con Web Radio Visione 11.11 per questo intento importante, e spiegheremo perché è importante, anche se tutti quanti voi, cari amici della chat di Web Radio Visione 11.11, sapete perché è importante, perché ormai siete avvezzi agli intenti di Web Radio Visione 11.11, in questo caso di Anna Maria Bona e di Gio Alberti. Che dire, se dovessimo spiegare chi sono, non chi sono a livello di curriculum, cosa sono, perché tutti siamo qualcosa, no? Siamo soprattutto luce, ci vorrebbero forse una trasmissione colossal di 3 anni luce. Lo dico soltanto che sono due grandi anime, due grandi sorelle cosmiche che hanno stampato il sorriso non soltanto negli occhi e nella bocca, ma anche nell'anima, e non significa che cioè tutto è perfetto, ma che non ci siano paletti lungo il loro cammino, questo è importante dirlo. E infatti, per esempio, la Jo viene da due traslochi, Infatti. io vengo da altro, Anna Maria pure, pure Reduce. tutti quanti abbiamo i paletti, ma i paletti sono fatti per essere, come Le si può prove dire, ci sono continuamente saltati, da saltati, superare. superati. E quindi Per siamo qui forza. stasera, sono emozionato, anche Antonio, anche perché io dico soltanto, non ne parlo, mando luce alla sorella di mia madre, zia Maria, che si è rotta il femore, quindi mando tantissima luce anche a lei. E dico una cosa di cui non mi vergogno, anzi sono fiero, non bisogna vergognarsi di nulla quando si è tra sorelle e tra fratelli. Dico che c'è gente che trasforma gli schiaffi, delle problematiche in maniera veloce, anche quelli che noi definiamo lutti, no? Anche se la parola lutto a me non piace, è una parola che non ha senso e che è stata presentata in un modo sbagliato. Io ancora non riesco a trasformare, però sono qui, e se sono qui è perché ho coraggio di combattere per il bene della luce tutti quanti noi, e soprattutto perché sono in famiglia con Anna Maria, con Gio e con Antonio. E quindi scusate del preambolo, ma era importante questa cosa. E un abbraccio a tutti quanti, siete tanti, piano piano arriverete a frotte questa sera. Ho visto che avete condiviso tanto la trasmissione. Che vogliamo fare, Antonio? Vogliamo presentare velocissimamente l'effetto Maharishi con un Sì. contributo video che dura pochissimi istanti, e così ci togliamo noi, diciamo, l'obbligo, la parola di spiegarlo. Sì, però Bello. aspetta un attimo perché mi hai preso alla sprovvista, non l'avevo caricato E quello, allora però ricordo ci per i metto un neofiti, attimo. sì, ricordo velocissimamente che Anna Maria Bona, per chi non la conoscesse, perché non è che conosciamo tutto e tutti, è un canale dell'Arcangelo Uriel, ricercatrice, operatrice, olistica, scrittrice, anzi, poi ricorderemo anche alcuni libri, sì. E Gio, e poi sono sorelle gemelle cosmiche, non so come definirle, sono l'uno lo specchio Sorelle dell'altro. cosmiche, va benissimo. Ecco. E Gio Alberti, Da secoli. insegnante di scuola media, ricercatrice spirituale, master Reiki, contattista, channeler, insomma, un po' Con i fratelli di Sirio. sì, con i fratelli di Sirio, certo. Vedo intanto qui, intanto Antonio, ecco, intanto comincio a salutare un po' di persone al volo. Allora, cavolo, siete tanti adesso, siete triplicati in pochissimi istanti. Un abbraccio a Patti, ciao Patti, Daniela, un abbraccio ad Alessandro, Miriam, chi c'è? Anna Muratore, scusate la battuta, Muratore di nome di fatto, nel senso che è un bel cognome per costruire. E un abbraccio anche ad Anna Baraldi, sempre qui, fedele, con Web Radio Visione 11.11, direttamente dal Brasile, tanta luce a te e a tutti i fratelli brasiliani. Un abbraccio anche a Andreina. Un abbraccio anche, siete tanti, 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 non vorrei ripetere gli stessi nomi, a Daniela, Patti, Lina, Alessandro, chi c'è ancora? Rosella, ecco Eni che è arrivato, un bacione Eni che saluta anche
Anna Maria e Joe, un abbraccio anche ad Esther. Grazie, ricambiamo. Grazie Paolo, a tutti. insomma, un abbraccio a tutti, siete tanti, Caro. milioni di milioni le stelle, Siamo non di Negroni perché siamo vegetariani. Qualche battutina ogni tanto mi torna, piano piano Allora, torneremo alla carica. niente, no, siccome stasera ho una Ciao. linea un po' più bassa, lo posso far partire da YouTube, vediamo se si sente, però voi con i microfoni un attimino in silenzio. Proviamo a farlo partire. Tanto ha detto che dura poco, Sì, no? 50 Ok. secondi. Di Washington DC nel 1993 con l'intento di ridurre la percentuale di crimini presenti in un determinato periodo dell'anno. Questo è soltanto uno dei tantissimi esperimenti fatti. Radunarono 4.000 esperti di meditazione chiedendogli di produrre pensieri di pace e d'amore verso la città. E durante questo periodo, durato circa 2 mesi, tutti i crimini come rapine, omicidi, furti e violenze diminuirono del 25%. Ecco qui. Insomma, è un accenno dell'effetto Marici, insomma, lo conoscete, ne abbiamo parlato in una precedente trasmissione, anzi vi consigliamo di ascoltare la trasmissione di mercoledì scorso, di cui non mi ricordo il titolo, ma sempre con Anna Maria, dove abbiamo anche lì applicato l'effetto Marici, ecco, mi ricordo il titolo, era intitolata, per chi non l'avesse ascoltata, Liberazione dell'uomo al fine di creare il paradiso in terra, è del 10 marzo scorso, quindi pochi giorni fa la potete riascoltare laddove non l'aveste ascoltata. Allora, l'effetto Marici, sappiamo che l'effetto Marici è un misto di co-creazione, di decreto, meditazione, legge d'attrazione. La legge d'attrazione dice che qualsiasi evento, sia positivo che negativo, viene attratto da noi. Quindi l'essenza, diciamo, sì, l'origine, l'essenza di questa legge si basa sui nostri pensieri, che sono co-creativi, co-creanti, su come ci sentiamo in un preciso momento. Quindi l'attrazione di situazioni verso le persone è direttamente proporzionale alla vibrazione che le stesse persone creano. Quindi ciò che è successo fino ad oggi, in questo momento, dal punto di vista razionale è una cosa pesante, ma dal punto di vista vibrazionale è una lezione per tutti quanti noi. Serve per far sì che che tutti quanti noi scegliamo una determinata strada, la luce, oppure chi vuole perseguire per la tenebra, poi raccoglierà purtroppo i frutti, diciamo, marci. Ma adesso lasciamo la parola ad Anna Maria e a Bona e Gio Alberti per introdurci la serata. Durante questa serata faremo una meditazione finale. Non so se insieme ad Anna Maria e a Gio poi si metteranno d'accordo oppure una a testa. E durante la serata ogni tanto ci saranno intenti, preghiere, quindi tutto quanto abbraccio improvvisato. Prego a queste due grandi sorelle. Allora, io prima di lasciare sicuramente grande spazio a Gio che ci parlerà sicuramente del Maestro Saint-Germain che è strettamente collegato all'Io Sono, ai decreti, io volevo fare un minimo di accenno, siccome non si va mai all'origine del decreto, no? Nel senso che attribuiamo più alla metafisica, al maestro Saint-Germain, il decreto. In realtà è molto antico perché si può par parlare di ermetismo, si può parlare della trasmutazione mentale nell'alchimia, quindi è ben più antico e quindi proviene da Ermete Trismegisto. E pensiamo alla saggezza di Ermete Trismegisto, che il nome stesso dice 3 volte saggio, che praticamente definiva la trasmutazione dei metalli vili in metalli nobili, ma di fatto non era una trasmutazione riferita in senso fisico, ma un cambiamento delle condizioni, cioè si poteva definire una psicologia mistica, un'alchimia mentale
in cui praticamente noi ci poniamo, anziché come pedine nella scacchiera della vita, ma ci poniamo invece come giocatori consapevoli. Questa è la grande magia che c'è dietro proprio la trasmutazione mentale. Facendo cosa? Usando la neutralizzazione di ciò che si vuole cambiare. Secondo il principio dell'universo che viene definito mentale, esistente quindi nella mente del tutto, noi possiamo controllare la materia grossolana entrando nelle linee della materia che sono proprio forza e mente. Quindi se noi con un'unione di intenti direzioniamo il nostro pensiero coeso, riusciamo a compiere quello che Cristo diceva, il miracolo, no? Cioè proprio orientare il nostro pensiero e fare qualcosa di grande, quindi cambiare sostanzialmente le condizioni di una determinata situazione. Pensiamo che anticamente gli alchimisti riuscivano a intervenire anche sugli elementi della natura, per cui anche sui cavalieri dell'Apocalisse, quindi su tutto ciò che erano anche grandi situazioni che la Madre Terra creava, quindi attraverso i terremoti, attraverso gli uragani. Quindi gli alchimisti già sapevano anticamente quanto si poteva intervenire con il pensiero creativo. Poi nella storia chiaramente ci sono arrivati dei maestri che con i loro insegnamenti hanno continuato questa meraviglia, l'origine, e l'hanno portata avanti. E qui, Gio, se tu vuoi parlare del maestro Saint-Germain, sicuramente continuiamo in uno stesso senso. Sì, innanzitutto ringrazio tutti voi che mi avete invitato, perché per me è sempre una grande gioia partecipare con te, sorellina cara, grazie, alla diffusione della, della luce, tutti, certo, e della verità. Ecco, io anni fa ho conosciuto gli insegnamenti della metafisica e che sappiamo sono basilari per la trasmutazione attraverso la conoscenza dei sette raggi, attraverso l'informazione inerente alla forza divina che è dentro di noi, quindi la divina presenza io sono, e anche alla, al potere della parola che crea e che condizionata dalla volontà spirituale può veramente cambiare la realtà. E il grande maestro Saint-Germain, a cui io sono molto legata da così profondamente, perché lui è il direttore spirituale del settimo raggio, il raggio viola, ed è, il viola è uno dei colori che io ho sempre sentito molto fin da piccolina, e la frequenza del viola è proprio la frequenza della trasmutazione, del cambiamento. E il maestro Saint-Germain ha voluto proprio donarci, non in prima battuta, perché come ben dicevi il potere della parola che crea è molto molto antico, ma ha voluto ricordare negli anni dopo il 1952, anno in cui in realtà è iniziato nel 54 la diffusione della metafisica sul pianeta a livello di massa, quindi perché prima erano insegnamenti più esoterici, privati, segreti, che poi sono stati diffusi a seguito del fatto che dopo le ultime guerre che hanno ancora negli anni 40 distrutto in gran parte la nostra Europa e anche l'America, e per cui ci sono stati momenti di grande ancora tensione politica e di inconsapevolezza profonda nel genere umano, i maestri ascesi hanno deciso di intervenire a livello di massa e quindi hanno, attraverso il maestro Saint-Germain, voluto diffondere le informazioni. Guy Ballard fu un americano che nel 1933 incontrò proprio il maestro Saint-Germain, questo in America, vicino al Monte Shasta,
e ricevette informazione su questi consapevoli insegnamenti, ma vennero poi diffusi dopo alla massa e dopo gli anni 50. Che cos'è il decreto? Il decreto è il potere della parola che crea, decreta una realtà. Oggi sappiamo che questa parola è stata in qualche modo anche molto utilizzata in questo momento come informazione politica per dare una indicazione di azione alla massa. Il cosiddetto decreto legge, il DPCM, sappiamo anche gli aspetti un po', diciamo, negativi di questa forza della parola. Ma sappiamo anche che dobbiamo riappropriarci del potere creativo, etico, di verità e di coerenza che ha la parola stessa. Quindi, ecco, direi che siamo proprio ora insieme con tutti coloro che ci ascoltano, con tutti coloro che ci ascolteranno, proprio perché vogliamo mettere le basi di un nuovo modo di pensare, di creare, di agire e di parlare, di esprimerci. Quindi certo. Grazie a nostri Rocco e Antonio che ci hanno permesso tutto questo. Allora, io qui, no, ci vorrei tengo... dire... E qui ci permettiamo tutto insieme, noi non abbiamo permesso nulla, qui... È un dovere fare quello che stiamo facendo. Antonio, scusami. No, io vorrei dire una cosa sull'effetto Malavici perché sono molto legato, perché ne abbiamo parlato tanto in radio e l'abbiamo anche, come posso dire, lo abbiamo esercitato in questi anni, ne abbiamo parlato già tante volte. Vorrei dire la mia sull'effetto Malavici. L'effetto Malavici altro non è che l'unione di intenti di tante persone che si uniscono nella preghiera, si uniscono nella meditazione, perché non è soltanto... Allora, l'esperimento avvenuto in America è stato un esperimento con una meditazione di migliaia di persone e ha funzionato, ma l'esperimento si può fare anche con la preghiera, si può fare anche con l'intento, perché mettendo in sincronia molti cervelli e molte anime, si crea una energia potentissima. Questa energia, se è un'energia naturalmente che forma un egregora d'amore, che cosa fa? Non fa altro che portare positività nell'ambiente circostante dove viene fatta questa meditazione, quindi con un effetto di ridondanza arriva anche a chi non sta facendo meditazione. Quindi magari a persone che si stanno comportando in modo negativo gli arriva questa frequenza e magari si fermano un attimino perché ricevono una frequenza d'amore che non riescono a capire e quindi si fermano. E questo succede anche quando abbiamo fatto queste meditazioni con migliaia, migliaia, all'inizio ne facevamo molte di più, parlo di qualche anno fa, migliaia e migliaia di persone riescono addirittura a fermare le inondazioni, si riesce a fermare anche il percorso della lava. Molti dicono: ma che stai dicendo, Antonio? Eppure guardate, oggi ho visto un specie di documentario, non so, dove raccontavano che c'è a Catania c'è una santa che è molto venerata, mi sembra si chiama Sant'Agata. Perché è venerata? Perché durante un ennesimo lavoro dell'Etna, perché l'Etna è sempre lì, non è sempre attivo, per fermare la lava che stava inondando la città, è stato preso il velo di Sant'Agata e portato davanti alla lava, naturalmente con migliaia di persone che pregavano. Ecco, naturalmente non è stato il velo a fermare la lava, probabilmente tutte quelle persone che pregavano, che desideravano che quella lava si fermasse, la lava si è fermata. È una cosa fantastica. Sono cose che noi conosciamo da millenni, solo che nella società moderna di oggi ci prendono un po' per pazzi. Che ne dite di questa cosa?
No, soprattutto diciamo l'ombra conosce benissimo questi sistemi, infatti cerca di dividere, infatti il famoso dividite et impera è proprio dato da coloro che sanno e conoscono che unire gli intenti è utilissimo. Quindi è da parte nostra che ci siamo un po' dimenticati, no? Queste nostre antichissime radici. Però la conoscenza è dentro di noi, cioè queste cose come archetipi si risvegliano dentro di noi. Quando si parla di queste cose c'è qualcosa che per effetto di risonanza ci riporta all'ordine. Perché anche se non l'abbiamo mai sentito, qualche cosa ci richiama dentro e c'è una saggezza di fondo che ci riporta a questo. Quindi è meraviglioso tutto questo perché ci fa comprendere la grandezza di questo progetto. Aggiungiamo che l'effetto Maharishi, che è un misto di decreti, di decreti, di meditazione, di intenti, certo. È sintetizzato su questo, sul fatto che l'1% della popolazione che ha un campo di coscienza chiamato unificato può influenzare la realtà, può cambiare i futuri potenziali. Quindi quando sentiamo parlare di profezie, la profezia non è un timbro con marca da bollo, ormai è stato stabilito quello. La profezia è soltanto un futuro potenziale. Ognuno di noi è un futuro potenziale, compreso la collettività umana. Quindi in pratica l'aumento come si può dire, accentrazione dell'intento all'interno di un gruppo di persone, di anime, si estende ad altre persone, come ha detto Antonio, come hanno detto Anna Maria e Joe. E quindi basterebbe veramente l'1% della popolazione umana terrestre per modificare molte cose. E quindi l'intenzione, il decreto, cambia la realtà. Anche perché sappiamo il potere della massa critica. Se raggiungiamo quel numero di base necessario per cambiare la realtà, possiamo andare ad influenzare potentemente anche tutto il resto di coloro che rimangono inconsapevoli. Sappiamo il fenomeno, certo, della massa critica, conosciamo l'esempio di ciò che è avvenuto per quanto riguarda anche il discorso delle scimmie, no? Sapete quell'effetto di massa critica? Lo vuoi spiegare tu, Anna? Sì. Raccontalo. Se vuoi, se no... Sì, no, no, raccontalo. Praticamente le 100 scimmie in un'isola del Giappone... Ma penso che anche i radioascoltatori siano già a conoscenza. Comunque sì, l'abbiamo già raccontato, cioè, altre momento... volte, però va bene, raccontalo. Ecco, sì. E allora, praticamente in quest'isola del Giappone, una scimmia che mangiava insieme a tutte le altre le patate sporche di terra, a un certo punto lava questa patata e comincia a mangiarla pulita. E nei giorni successivi le altre scimmie continuavano a mangiare le patate sporche, finché a un certo punto accade come una sorta di contaminazione, diciamo così, tra virgolette, positivo, e anche le altre scimmie cominciano a lavare la patata e tutte a un certo punto nell'isola mangiano le patate pulite. Ma la cosa straordinaria è che in un'isola, quindi in un'altra isola, le scimmie cominciano a essere contagiate da questo lavaggio di patate, seppure non comunicavano tra loro. E questo, secondo Rudolf Sheldrake, è proprio l'effetto del campo morfogenetico, no? Cioè, a un certo punto si crea una massa critica che crea proprio un cambiamento di una certa condizione che viene a un certo punto per risonanza risentito anche da chi non è a contatto diretto, no? Quindi è da lì che si è cominciato a parlare proprio di questo fenomeno. E quindi è proprio importante, quanto mai importante, soprattutto in questo momento, che tante persone si uniscano con dei progetti positivi. Quindi anziché essere uniti nella paura, no? L'abbiamo già detto anche in altre occasioni, quindi anziché partecipare a tutto a questo effetto
generale che ci induce a stare bassi nelle frequenze perché siamo impauriti dalla situazione, da tutto quello che ci viene propinato nel quotidiano, cerchiamo invece di unirci nel positivo per cercare di cambiare questa condizione. E man mano questa condizione, proprio per effetto di questo campo morfogenetico, viene a modificarsi, viene cambiata la condizione, quindi portato verso un effetto positivo. Allora, siccome... sì, questo... vai Giod, scusami, vai. Scusa, no, a questo riguardo proprio possiamo dire che anche con l'esempio, se per esempio quando andiamo in bicicletta e siamo senza mascherina, già diamo un esempio positivo, o quando corriamo nel parco senza mascherina, o quando camminiamo liberamente e non mettiamo la mascherina, già questo è un invitare a prendere coscienza che quella mascherina è una apparente soluzione, ma non è verità. Magari la dobbiamo usare nel rispetto dell'altro quando andiamo all'ufficio postale a fare la spesa, lì d'accordo, ma quando siamo soli, che senso ha? Anche in macchina molti la usano. In macchina, in motorino. Perché? Perché non dobbiamo dare l'esempio noi? Io lo do sempre e certo. Vedo che mi guardano e mi sorridono a volte perché vedono un viso completo, mentre oggi tutti così, ma è terribile davvero. Allora cerchiamo proprio nel nostro piccolo e nel nostro grande di dimostrare con un esempio concreto. Ecco, questo è dare l'esempio alla... Io, guarda, io ammiro la tua dolcezza, Gio, perché tu sei una persona di un animo così, così dolce. Il no, problema, forse un po' ingenua, ingenua. Sì, ecco, stavolta ti do ragione. Sai perché? Perché, no, te lo dico perché io ci vado in giro senza mascherina, ma non ho notato persone che mi guardano e mi sorridono, anzi, hanno paura. Perché si, c'è vado questo sciagurato. Esatto, è la cosa contraria, cioè io sono il nemico, io per loro sono il nemico, non l'amico, hai capito, Gio? Tu invece l'hai vista proprio... Perché io sono una bella donna e mi vedono. Non lo so, perché la Gio è positiva. La Gio è positiva, vede soltanto quello che è positivo. Però è vero, se non ce l'hai così fino al naso ma lo tieni qui... Alzi la mascherina, signora! E quindi è guai, io mi è capitato di fare un colpettino di tosse, che la tosse è una cosa che abbiamo sempre avuto e non ha mai atterrito sempre nessuno. L'avremo. Attenzione a tossire vicino qualcuno, ragazzi, vi linciano, vi linciano. Il respiro che evita è diventato così pericoloso. Ora ci sarà un nuovo decreto che leggerò in diretta, dura pochissimi secondi. Regole zona rossa. Esci e vai dove ti pare, a qualunque ora. 2. Fai quello che ti pare come ti pare. 3. Se ti fermano, inventa scuse. 4. Se ti multano, fai ricorso e non paghi DPCM ritenuti illegittimi dal TAR. 5. Indossa la mascherina solo nei supermercati, come diceva la Gio, oppure in ufficio postale, per evitare discussioni con altre persone, ma solo il tempo necessario per fare la spesa. 5. Non ti agitare in nessun caso, lascia che schiantino gli altri, non tu, di rabbia. E se non lo fai, non ti lamentare, resta a casa e aspetta la tua dose di veleno in silenzio. Purtroppo quando ci vuole, bisogna dire le cose come sono. Anche perché io aggiungerei, e non è che c'ho tutta questa grinta per dirlo, non è che sto facendo lo spiritoso, il saputello, no, però purtroppo è la verità. Uno pensa alla luce, no? Gio, Anna Maria, Antonio e cari amici, e la luce è l'amore, l'empatia, sì, ma la luce è anche lo schiaffo. Quindi quello che sta succedendo in questo momento è nient'altro che la luce che sta schiaffeggiando, soprattutto perché per coloro che vibrano nell'amore, nella luce, che hanno capito quello che sta accadendo, il significato, e che non vivono nella paura, vivono il tutto più consapevolezza, qua, non dico con felicità, ma insomma con più leggiadria, con amore.
mentre altri lo stesso tipo di frequenza lo vivono come uno schiaffo. Ebbene, quella frequenza è la luce, è la giustizia divina, ma quella giustizia divina non l'ha decisa un giudice, è nient'altro che la risultante di quello che la maggior parte degli esseri umani nella storia dell'umanità hanno deciso di produrre. E purtroppo l'universo obbedisce non solo all'amore, ma obbedisce anche a un certo tipo di vibrazione che la maggior parte degli umani ha prodotto nel tempo. E adesso è arrivato il tempo in cui facciamo i conti. E c'è chi andrà a settembre, chi sarà bocciato, chi sarà promosso. E questa è la scuola della vita. E adesso è arrivato anche il tempo di ascoltarci un brano musicale. Dedicato a chi? Ai guerrieri di luce. Tu hai detto, potevamo fare di più, si poteva fare di più. Ecco, il titolo è proprio Potevi fare di più. Richiesto dal maestro Rocco, sì, canta, faccio Sanremo, il Sanremo olistico, canta Arisa. Vai! Lo faccio sentire anche a voi, va! Sì, faccelo sentire. Sì. Ecco qui. Aumento il volume. Arisa, la grande. Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello? Si sente? Che può dire la gente? Sì, un pochino. Oramai, poco. Io non lo sento. Tu lo... Pochissimo. Ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola con me. È basso. Dove c'era nell'acqua, oggi sono. Se stringete l'auricolare ti sente ora come vado a prendere a che serve volare se così a che serve dormire se non è da sognare nella notte il silenzio fa troppo rumore a che serve una rosa quando è piena di spine torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di mine, sto negando ma tu non mi tendi la mano. A che serve un cammino senza avere una meta, dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o sono nulla, se da sopra il divano più niente ti schiada. A che serve toccarmi se nemmeno mi guardi, ero dentro ai tuoi occhi. Spalle nel letto, più soli e bugiardi, ti addormenti vicino, ti svegli di lontano. Mi mancheranno i sorrisi che tanto non vedevo, ti chiamerò qualche volta senza aver un motivo, racconterò a chi mi chiede. Questo mondo suo, questo farai anche tu. Cancellerò foto e video dal mio cellulare, solo per non vederti e sentirti parlare. Mi avrò piena la testa, spazio sulla memoria, e chissà quanto tempo io ti amerò ancora. Anche se è una rosa, ma mi piena di spine, torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di vita, sta negando ma tu non mi tendi la mano. A che serve un cammino senza una meta, per colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o sono nuda, se da sopra il divano più niente.
E abbiamo sfumato, era quasi finito, mancavano 10 secondi. Ok, questo bellissimo brano credo sia di questo Sanremo, non vorrei sbagliarmi, giusto Rocco? Anche se questo Sanremo non l'abbiamo neanche visto, almeno io. Nemmeno nominato. Rifiutato di guardarlo. Non so proprio nulla. Se è di Sanremo questa canzone, qualcosa di buono è uscito. Diciamo che una piccola margherita, una luce nella disarmonia del sistema musicale creato apposito, ancora c'è. E noi abbiamo fatto sentire questa luce armonica. Leggo soltanto un commento che mi sono dimenticato di leggere mentre Anna Maria e Gio affermavano cose molto consone nella trasmissione. Rosella dice: anche Masaru Emoto l'ha fatto, forse parlava dell'effetto Marisci, il decreto, con una preghiera collettiva di amore, rigenerando un lago che era imputridito e che è ritornato vitale. Sì, Rosella, esatto, grazie per questo esempio. Certo. Allora, torniamo a noi. Prima di continuare, e poi se volete possiamo decretare in ogni istante durante questa serata, cosa ne pensate? Io mi è venuto in mente un messaggio che ha scritto Marica Moretto sul fatto che sono d'accordo che la luce in questo momento prende anche a schiaffi, non è violento ma prende anche, può essere come uno schiaffo per molti la luce. Cosa pensate di questa dichiarazione? Ah, mi è fatto venire in mente una cosa, Rocco, che dobbiamo farla venire in radio questa Marica Moretto, perché me ne arrivano tanti di messaggi, non so come contattarla. Molto belli però. Anche. Sì, se qualcuno la conosce ci può dare il suo contatto o la facciamo venire in radio una sera. Gio, Anna Maria. No, io non conosco Marica, però leggo i suoi messaggi, belli, li trovo meravigliosi. Sì. Sono veramente molto, molto belli, quindi è sicuramente piacevole ascoltarla anche in diretta, quindi benissimo se la potete contattare. Io penso via Facebook si possa, perché è molto pubblica, quindi penso che attraverso un messaggio in Facebook si possa comunque mettersi in contatto con lei. Quindi sì. Io mi sa che gli ho mandato un messaggio, però forse non risponde. Vi leggo solo un passo di quest'ultimo messaggio che lei ha dichiarato. Sì. Per esempio, lei dice in questo messaggio è necessario... però capisco cosa intende. Non si sente, afferma, non si è sentito. Non ho sentito. Ripeti, non si è sentito. Allora, è andata via. Mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, lei afferma in uno scritto, in un messaggio, diciamo così, perché è sempre peggio per molti di voi? Cioè dice, perché voi vedete tutto quanto sempre che peggiora? Quindi coloro che non vedono il bicchiere mezzo pieno, no? Perché le restrizioni sono sempre più assurde, ridicole? Non che all'inizio di questa, lei dice pandemia, forse vuole dire pseudopandemia, non lo fossero, ma ora lo sono molto di più, ancora più insensate e incoerenti, semplicemente perché devono esserlo. È necessario che lo siano. L'assurdità, il gioco manipolatorio deve arrivare al limite, proprio per essere visto da tutti, soprattutto sì, da chi ancora rimane cieco. Certo. Allora, anche a me proprio oggi è arrivato un messaggio degli arcangeli relativo all'equinozio di primavera, e ancora hanno ribadito che tutto quello che sta accadendo in realtà fa parte di un karma collettivo ed è legato proprio alla trasmutazione, quindi è una sorta di purificazione, quindi è qualche cosa che in un certo senso fa parte del processo di trasmutazione. Quindi, come dicevi tu prima, Antonio, non sempre la luce, come diceva anche tu Rocco, è dolce, piacevole, delicata, può anche essere un grande schiaffone, e quello che stiamo vivendo per certi versi è uno schiaffone, perché ci induce a riflettere, perché ci riporta a noi stessi, quindi come si diceva anticamente, no? Qualcuno verrà preso, qualcuno verrà lasciato. Nella stessa situazione qualcuno vede questa come un'opportunità e qualcun altro invece lo vive tragicamente, perché si lascia magari trascinare dalle sue paure, che si mettono insieme alle paure collettive e quindi chiaramente crescono maggiormente. Cosa dici, Gio?
Ma a riguardo dico che è assolutamente molto vero tutto questo, è anche vero che siamo alla fine di un grandissimo ciclo e la Terra, la Madre Terra, insieme a tutta l'umanità, ha bisogno di questo profondo cambiamento. Quindi diciamo che il potere occulto che sta manovrando i fili di questa trasmutazione collettiva in maniera dolorosa non è altro che, come dire, un pupazzo in mano a un direttore generale superiore, che è poi sempre il divino, perché sappiamo, come giustamente diceva Rocco, che la luce possiede anche lo schiaffone necessario, quindi è sempre il divino che guida i giochi che stanno avvenendo. Comprendere questo è difficile, fa paura, o meglio è doloroso, però dobbiamo capire che tutto questo che sta avvenendo non è un caso ed è necessitato a dei livelli più alti. Certo è che è necessario anche all'interno di tutto questo volere profondamente il cambiamento e non avere paura di questo cambiamento, aprirci dentro di noi al profondo cambiamento che la Madre Terra grida ormai da tempo, e noi tutti dobbiamo prendere coscienza di maggior eticità, di maggior integrità, di quel compromesso necessario dentro di noi. Che cos'è il compromesso? È la capacità di disciplinare dentro di noi con forza quegli impulsi che vorrebbero vivere in modo superficiale, che vorrebbero continuare al consumismo, a rovinare il pianeta con i nostri interessi balordi. Pensiamo soltanto quando permettiamo l'uccisione di tante foreste solo perché abbiamo bisogno di mangiare la carne e quindi le piantagioni che vengono eliminate per dare cibo agli animali che dobbiamo poi uccidere e mangiare. Capisci? Fino a quando siamo È ancora in questa un'assurdità, coscienza, non chiaro. possiamo poi pretendere che tutto vada bene. Quindi, a seconda di quello che è anche il nostro bisogno di raccogliere ciò che abbiamo seminato o in questa o in altre vite precedenti, avviene la cosiddetta esperienza, che non è detto che sia negativa, anche se soffriamo, anche se non abbiamo denaro, anche se siamo in una situazione di mancanza, anche in quel momento c'è un disegno superiore. Ecco, questo è importante. Assolutamente, Dobbiamo certo. proprio, credo, ricordarlo e tutti noi abbiamo le nostre sfide, tutti noi. Quindi con coraggio, uniti, sapere che siamo comunque guidati e non dobbiamo temere la solitudine, la mancanza, l'essere soli, perché non lo siamo mai. Assolutamente, siamo sempre guidati e se abbiamo fede e fiducia nel cuore, possiamo essere certi che tutto questo ci porterà a un grandissimo cambiamento di paradigma, È per cui vero. è come un passaggio obbligato in un certo senso, no? Dove ovviamente siamo chiamati a rispondere, a fare delle scelte, a usare il discernimento, quindi siamo comunque tenuti a fare delle scelte importanti per andare avanti. Però da questo non ci può essere che luce. Cioè, io sento un po' tutti, anche i canalizzatori, condividendo, a tutti danno le stesse meravigliose informazioni, Informazione. per cui è proprio un momento di transizione questo. Quindi dobbiamo Necessitata. viverlo come un'opportunità, non come qualcosa di negativo. Certo, pesa a tutti, cioè non è piacevole quello che stiamo vivendo. Però vediamolo come necessitato, come giustamente hai Il detto tu. problema, secondo me, sapete cos'è? È che noi siamo subissati di messaggi dai esseri di luce, dalle guide, e che probabilmente abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, come si diceva, e le orecchie che non ascoltano. Dovremmo aguzzare un attimino la vista, le orecchie, tutto, perché i messaggi arrivano continuamente, che noi non li vediamo. Perché se ci mettiamo in sintonia e ci mettiamo in ascolto,
Qualsiasi cosa noi chiediamo, qualsiasi cosa, qualsiasi problema abbiamo, arriva sempre la soluzione. È che noi purtroppo siamo così legati a quello che dice la televisione, a quello che dice il politico, a quello che dice il religioso, che abbiamo perso quella, posso dire, quella forza che avevamo, che avevano i nostri antenati di chiedere all'universo un aiuto. E lo abbiamo detto tante volte con Rocco, può capitare che noi, mentre siamo nella strada, in autostrada, oppure che stiamo camminando, ci appare davanti, che ne so, una pubblicità piuttosto che un telone di un camion, e magari in quel telone di un camion o in quella pubblicità c'è una parola, una frase che noi non ci facciamo caso. Se invece iniziamo a utilizzare il gioco della sincronia, cioè non diamo per scontato che quello che accade è qualcosa di normale, ci soffermiamo magari su quel telone pubblicitario o su quel camion che passa, e magari quella parola potrebbe essere una risposta a una domanda che ci siamo posti dentro. Che ne pensate? Certo, e questo era un grande maestro, Gianmarco Bragadin, che era proprio considerato l'uomo dei segni, e lui faceva sempre questi esempi, no? Perché magari noi lanciamo una richiesta all'universo, magari abbiamo bisogno di una risposta, e giustamente, come dicevi tu, Antonio, magari vai in autostrada, stai guidando, e se sei aperto a questa sincronicità e quindi sai la legge dell'universo che può rispondere a una nostra necessità, guardando magari proprio quel telo davanti a noi del camion, lì c'è una risposta, e se la leggiamo in base alla domanda che abbiamo fatto, abbiamo trovato la via. Però bisogna essere aperti a questo, perché diversamente ci possono passare davanti 100.000 camion, ma noi non riusciamo a comprenderne il significato. Quindi sono leggi dell'universo, quindi anche questa è una legge antichissima, quindi ci può aprire veramente la via a comprendere tante cose, tanti segnali. A volte, per esempio, non so se vi è capitato a voi, no? Che siete un po' tristi e magari dovete risolvere un problema, accendete il computer o piuttosto, che ne so, la radio, per chi ancora usa la radio, e parte una canzone qualsiasi. Noi ci soffermiamo su quella canzone e cominciamo a sentire il testo. Guarda caso, quel testo è una risposta a quello che ci sta accadendo, un incoraggiamento, che ne so. Ma certo. Però per arrivare a questo, noi dobbiamo, come dice Alessandro, bisogna aprire il cuore, perché non basta la mente, sì, ma bisogna aprire il cuore. No. Altrettanto aprendo un libro a caso, se noi sempre con questa apertura del cuore apriamo un libro a caso e abbiamo dentro un qualcosa a cui vorremmo avere risposta, quel libro sicuramente ci darà una risposta, perché il nostro occhio cadrà proprio nella pagina giusta, proprio nel... Assolutamente sì. Dentro proprio quello che noi abbiamo bisogno, perché l'universo risponde, come diceva Coelho, no? Cioè, l'universo risponde sempre. Anche quindi, nel negativo, Anna Maria, perché a volte incontriamo delle persone che ci pestano i piedi, oppure delle persone che ci fanno lo sgambetto, e noi le malediciamo. La maggior parte di noi dice: ma guarda sto cretino che dovevo incontrare, che mi sta facendo questi dispetti. E invece, se ci soffermiamo anche su questo, ragionando sul perché abbiamo incontrato un cretino che ci ha pestato il piede, magari ci può far risolvere un altro di quei problemi che non potevamo risolvere. Magari ci ha fermato un attimo e ci fa ragionare su un qualcosa. Perché anche il negativo è in aiuto, certo, a volte, no? A volte quelli che apparentemente sembrano nemici sono i nostri maestri. Vi do una notizia che poi non ve la do, sono convinto che la sapete meglio di me. Ho incontrato un mio amico che è un asceta moderno, nel senso che è proprio tutti i sensi, proprio distaccato completamente dal sistema, che saluto, si chiama Ugo Saraceni, proprio è uno sciamano moderno, ma proprio distaccatissimo. Vabbè, comunque, l'ho incontrato al supermercato una sera, cara Anna Maria, cara Gio, e caro Antonio e cari fratelli, e
e io ero senza mascherina perché non c'era zona rossa, se non mi ricordo, e comunque la mascherina non la porto quasi mai, ed è passato un signore che mi ha guardato molto male, l'unica volta che mi è capitato che mi guardava molto male, e diceva, ma guarda cosa si deve vedere, però non mi ha detto nulla direttamente. In quel momento io mi stavo per girare, cosa che non faccio mai, ve lo posso assicurare, vi spiego perché, e per dire, ma cosa vuoi? Ma non è che volevo litigare. Il mio amico, percependo quello che stavo io per dire, ma niente di che, mi blocca, mi fa, fratello, fermati. Perché? Rocco, attento, qui siamo in piena purificazione e cambio vibrazionale, qua dobbiamo pulire il karma di ognuno di noi. Se te adesso vai a creare un astio con qualcuno, praticamente tu gli accumuli karma. Bravissimo. Mi ha detto, l'altra sera camminavo per la strada, una macchina mi stava per investire, istintivamente gli stavo dicendo, ma chi ti ha dato la patente, cretino? Lui si è bloccato, non gli ha detto nulla, ha rischiato la vita. Perché? Ma non perché era buonino nei riguardi di quell'altra anima, ma perché, ecco, ha aggiunto questa cosa che mi ha fatto molto pensare, che non è casuale, non è karmico il fatto che una macchina ti sta per investire, che ci può essere un astio con qualcuno, e quindi praticamente tu non devi cadere in questa trappola, cioè così mi ha detto. Ha detto non devi cadere perché ci sono anime che vogliono creare contrasto e karma con te, che non riescono a approcciare in maniera luminosa, capito? Antonio mi racconta spesso aneddoti, volevo sapere cosa ne pensate, cioè ci sono anime che in questo momento non prendono come intento di quello che sta succedendo la parte luminosa, e quindi sono arrabbiate, quindi trovano consci per creare karma con gli altri, attrito. Certo, diciamo possono essere aggressivi, chiaro. Le energie sono diventate molto forti, sia nella luce che nell'ombra. È molto molto potente la vibrazione, sia nel campo luce che nel campo ombra. Quindi se noi accediamo nel campo ombra, magari per difesa, per dire ma cosa hai fatto, ma cosa hai... In quel momento ampliamo potentemente quell'energia che poi viene ributtata contro di noi. Quindi lì ci vuole la consapevolezza, no? della nostra parola. Non possiamo più neanche usare parole brutte, perché si amplificano, come dire, soprattutto se siamo creature che facciamo decreti, affermazioni positive, utilizziamo la preghiera, allora la parola acquista potere. Ma se un giorno ci svegliamo arrabbiati, nervosi e utilizziamo una parolaccia, quella parolaccia si rivolta contro di noi a effetto boomerang. Quindi concordo, è una cosa molto importante. Più evolviamo nel nostro cosiddetto piccolo ma con coscienza, noi più abbiamo responsabilità anche proprio assolutamente ciò che esprimiamo. I fratelli spesso parlano della parola innocua, cioè dicono bisognerebbe dire sì sì, non no, nel senso, come diceva anche il Cristo, no, che lo diceva, che la tua parola sia sì sì, non no, cioè un brano del Vangelo. Ma perché se abbiamo un intento positivo, quell'intento positivo che mettiamo nella parola diventerà sempre più intento positivo, sempre più forte. Se però cambiamo l'intento e lo facciamo negativo perché quel giorno vogliamo esprimere una rabbia, quella rabbia diventerà fortissima contro di noi e viene ributtata contro. Ecco, a boomerang. A boomerang. Ecco la responsabilità della persona evoluta. Assolutamente, concordo in pieno. Io concordo in pieno, ma però la cosa che non è facile sempre, sai? Lo sappiamo... Assolutamente. Cadiamo, almeno io lo ammetto, faccio outing, spesso cado proprio nel tranello, proprio ci casco con tutte le scarpe, come si dice. Dopo mi rendo conto dopo mi rendo conto che ho fatto una stupidaggine nell'arrabbiarmi, nel reagire male, però ormai è successo, però succede sempre di meno. Comunque è vero, Gio, forse è un allenamento che dobbiamo fare. Assolutamente, sì. Anche assolutamente. Perché un allenamento del lavoro interiore nel riconoscere i nostri stati psicoemozionali,
nel riconoscere le nostre rabbie, perché no? Prendiamole, guardiamole, abbracciamole anche. Non dobbiamo avere paura di vedere che siamo rabbiosi, perché se impariamo ad accogliere anche le nostre parti ombra, ma finalmente facciamo pace con queste parti ombre. Non possiamo dire io sono luce, sono amore, io sono bello, io sono tutto ok, perché non è vero, noi siamo l'uno e l'altro, perché dentro di noi c'è, non esiste né bene né male, bianco nero, giorno chiaro e notte buia, perché tutto è nell'unità prima, assoluta e muta. Questa è una carta che vorrei leggere un attimino, posso? Puoi fare... Che hanno dato i fratelli tanti anni fa. Dice che possa la luce fluire nell'eterno divenire, che distacchi dentro di te le scorie di antiche memorie, che possa ritornare grande e possente in te il percepire dell'attimo primo, il vuoto, ancestrale ed immoto, perché il tutto è pura illusione e non esiste bene e male, bianco e nero, giorno chiaro e notte buia, perché tutto è nell'unità prima, assoluta e muta. Bellissimo. Quindi questo che ci dice... Bellissimo, che bella. È bella, no. Che all'inizio io non la capivo, dicevo ma come non esiste bene e male? Ma vuol dire che noi non siamo solo luce, non siamo solo ombra, ma siamo il tutto nell'unità del vuoto ancestrale. È un brano di Battiato che si intitola L'ombra della luce, si potrebbe dire. Sì, stupendo, bellissimo quel pezzo. Adesso mi è venuta un'illuminazione, metteremo ancora di Franco Battiato, però mi è venuta un'illuminazione che ho già detto altre volte, però mi è tornata. Allora, se noi vogliamo arrivare al podio della nostra spiritualità, quindi almeno ai primi tre posti, non dico al primo, al secondo, al terzo, il podio quello delle Olimpiadi, no? Le Olimpiadi della nostra spiritualità. Dobbiamo fare come fanno gli atleti, no? Che per vincere un'Olimpiade, un atleta che fa? Tutti i giorni, per ore, si allena, suda, cerca di arrivare al massimo della sua potenza, poi arriva alle Olimpiadi e se ha lavorato bene, arriva al famoso podio. Ecco, nella spiritualità credo che sia la stessa identica cosa. Se noi vogliamo arrivare ad avere un certo, una certa forza per noi stessi, quindi quel famoso podio, dobbiamo allenarci tutti i giorni, meditare, fare un po' di, come diceva Joe, di allenamento quando ci succede qualcosa, di non reagire, e piano piano quell'allenamento ci dà una forza che poi possiamo arrivare al nostro podio. Non dico al primo posto, ma anche ci accontentiamo anche del terzo. La medaglia di bronzo. E magari fra due vite andiamo al primo. Noi ci accontentiamo della medaglia di bronzo, e invece quelli che magari si comportano male, allora gli diamo la medaglia dello stronzo. Questa è una battuta che doveva fare Rocco. Un po' cattivella. Ti perdoniamo, Antonio. Va bene anche questa. Un'altra battutina faccio. Allora un'altra battutina, poi non farà tanto ridere. Di solito si dice che gli ultimi saranno i primi, ecco perché io spesso sono dietro a spingere che più anime vadano avanti. Vabbè, questo viaggio. Prima di mandare un brano, perché adesso dobbiamo decretare non soltanto una meditazione finale, ma decretare. Anche perché con voi sarebbe bellissimo fare ore e ore e ore continuative fino all'alba, guarda, anche se fosse soprattutto un venerdì. Però al di là di questo, io vorrei leggere una notizia e poi vorrei che Antonio decidesse di mandare un brano che potrebbe essere O Guerriero di Mengoni, dedicato a tutti gli di luce, oppure l'altro brano di cui non mi ricordo, che è un capolavoro commovente di Franco Battiato, che torneremo dice ancora. Che noi torneremo, poi torneremo ancora. Ah, sì, che è qualcosa... bella. Stupendo. Tutte e due belle. Decidono loro, decidono Anna Maria o Gio, che vogliamo mandare? Torneremo ancora. Uno potrebbe dire, ma sì, come, sì, torniamo su questa terza dimensione? No, uno... No! No, volevo dare solo questa notizia, Antonio, poi manda il brano. Allora,
è una notizia del 5 maggio 2020, quindi nemmeno di un anno fa, ed è importante. È stato riferito dagli istituti scientifici di tutto il mondo che appena a sud dell'equatore del nostro Sole sta crescendo una macchia solare che potrebbe provocare un'esplosione di bagliori solari con fotoni, elettroni, gas di anidride carbonica che attiverebbe una potente energia di pulizia sulla Terra, Gaia. Questo potrebbe iniziare inizialmente nel Pacifico, ma la sua energia influenzerebbe poi l'intero pianeta. Spiritualmente questo avvenimento cosmico ha lo scopo di chiarire antichi continuum spazio-temporali, linee temporali, in cui furono vissuti odio e guerre e conseguenti danni alla natura, che hanno spinto il pianeta in molti eoni di ulteriore disarmonia, culminata nelle condizioni tremendamente traumatiche di esaurimento. In altre parole... Infine, il Kali Yuga, era del caos, ha imperversato sul pianeta per molte migliaia di anni. La Terra Gaia ha raggiunto un punto in cui una pulizia più profonda, diversa da quelle che sono già in atto da molti anni, è avvenuta, è iniziata. Questa è interessante, questa cosa. Molto interessante, bellissima. È quello che... Sì, no, mi ha fatto venire in mente, no, non è una battuta, E l'altro giorno guardavo, ricordo che cosa, Focus o non so che, e voi sapete che esistono i buchi neri, no? Questi famosi buchi neri. Sembra che finalmente abbiano, perché buco nero poi era pure brutto, perché sto buco nero, no? Sembra che alcuni scienziati hanno trovato invece i buchi bianchi. Ecco, mi ha molto elettrizzato questa notizia di questi buchi bianchi, perché un buco bianco dà più senso di energia, di luce. Non so se avete sentito questa notizia con questi telescopi moderni. Io non sono andato poi a, diciamo, a informarmi di più, però ci voglio andare. Però mi ha colpito buco bianco anziché buco nero. Insomma, è già diverso. E allora, tutti i buchi bianchi che incontreremo nella nostra vita, allora mettiamo il brano Torneremo Ancora. Eccolo qui. Vai. Faccio sentire anche a voi. Grazie. Bacio. Saluta la zia. Ciao amore. Discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crede, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano la terra senza confini. La vita non finisce, e come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di gambe in corpi di luce sul pianeta invisibili. Thank you.
Non si sente più niente. Non è giusto. È la fine. Molte del, sono del le brano. Vie, ecco. Ma solo una conduce alla verità. Bellissimo. Allora, non è l'argomento di questa sera, anzi adesso iniziamo i decreti, però visto che avevo dato questa notizia, io sono un perfezionista, nel senso che sono andato a vedere esattamente che cosa è, che differenza c'è tra un buco nero e un buco bianco, visto che ormai ho detto l'argomento. Allora, i buchi bianchi, al contrario dei buchi neri, che sono già misteriosi per conto loro, e che sono aree dove si concentra, i buchi neri, una massa enorme di forza di gravità che risucchia tutto quello che c'è intorno. Antimateria. Invece i buchi bianchi, che fino adesso non erano mai stati visti, e quindi credo che qualche uno scienziato l'abbia potuto vedere, invece sono gemelli speculari dei buchi neri, previsti dalle teorie, ma mai avvistate fino adesso. Se i buchi neri attirano tutto ciò che c'è intorno, inghiottendo in un pozzo insondabile, i buchi bianchi invece emetterebbero materia, ma nulla potrebbe entrarvi. Quindi sono praticamente l'opposto dei buchi neri. Inoltre, in essi il tempo scorrerebbe al contrario. Questa prima apparizione dei buchi bianchi fu nella fisica teorica intorno agli anni 30, nel 20° secolo. Quindi è già da un po' che li hanno scoperti. Studiando le varie soluzioni, indovinate chi è che l'ha ipotizzato, chi poteva utilizzarli? Il grande Einstein. Stavo dicendo Einstein. Ecco. Sì. E quindi niente, volevo dare questa informazione perché l'avevo accennato e mi sembra giusto. Perfetto. Interessante. Molto. Allora, cominciamo con questi decreti. Sì. Saranno accompagnati da brani, da mantra, da musiche spirituali che Antonio Fontana ci metterà. Yes. Ok. Nel nome, sì. Predisponiamo tutti quanti gli ascoltatori all'ascolto, quindi mettetevi comodi, chiudete gli occhi, fate quello che volete, è importante che siete rilassati, concentrati per integrare e ripetere interiormente quello che ascolterete. Scusami Anna Maria. Scusate voi. Allora, facciamo prima 3 respiri profondi. E portiamo l'attenzione al centro del cuore, nel nostro spazio sacro. E tutti insieme decretiamo: nel nome, potere e autorità della presenza di Dio, io sono nei nostri cuori e in quelli di tutta l'umanità, invochiamo l'assistenza dei maestri ascesi, delle dee collegate al femminino sacro, invochiamo gli arcangeli, gli angeli, i fratelli stellari della Federazione Galattica e chiediamo di dirigere insieme a voi i raggi della verità e giustizia negli ambiti della scienza e della medicina. Chiediamo di dirigere insieme i raggi della verità e giustizia negli ambiti della scienza e della medicina. Chiediamo di dirigere insieme i raggi della verità e giustizia negli ambiti della scienza e della medicina, affinché sia manifesta l'essenza cristica in ogni uomo e mantenuta costante. Chiediamo di dirigere l'essenza della guarigione a tutte le creature, affinché tutte le creazioni umane, la loro causa, il loro nucleo e l'apparenza di questo virus siano dissolte e trasmutati in purezza e perfezione. Chiediamo agli angeli della guarigione di avvolgerci nella potente presenza e potere della guarigione,
fino a che i nostri veicoli fisici siano trasmutati in corpi di luce vitali e perfetti. E ancora decretiamo insieme: io sono la resurrezione e la vita della mia mente e di ogni cellula, atomo, elettrone del mio corpo fisico, ora e sempre. Io sono la manifestazione della salute perfetta nel corpo di tutta l'umanità. Io sono la resurrezione e la vita della mia mente e di ogni cellula, atomo, elettrone del mio corpo fisico, ora e sempre. Io sono la manifestazione della salute perfetta nel corpo di tutta l'umanità. Io sono la resurrezione e la vita della mia mente e di ogni cellula, atomo, elettrone del mio corpo fisico, ora e sempre. Io sono la manifestazione della salute perfetta nel corpo di tutta l'umanità. Arcangeli, dirigete ancora i vostri raggi della verità in ogni luogo dove si prendono decisioni importanti per la salute del pianeta, affinché i leader siano guidati dalle più alte intenzioni cristiche in loro, per manifestare saggezza e armonia, in nome del massimo bene di tutta la collettività. Tutti insieme inviamo la fiamma guaritrice del Cristo in tutti gli ospedali, case di cura per anziani, RSA, e inviamo forza e sostegno e protezione a tutti gli operatori sanitari. E così sia e così è. Grazie Padre e Madre, poiché tutto è già avvenuto. Messo la musica. Bello, grazie. E poi quando viene sfumata partiamo anche con Gio. Non la sentiamo, ma ce lo dici tu, Antonio. Bene, bellissimo questo decreto, e ho aumentato un po' la musica Sati Etnica, Radhe Govinda, bellissimo. Io sono pronto anche per un prossimo decreto. Quindi predisponetevi allo stesso modo come avete fatto con il decreto di Anna Maria, quindi respirate profondamente, chiudete gli occhi, e integrate anche questo decreto. Prego, Gio. Dal profondo Signore, Dio del nostro essere, qui riuniti, vicini e lontani, presenti e presenti nel futuro, vogliamo tutti creare una potente fiamma di consapevolezza e verità. E insieme decretiamo che abbiamo già attivato dentro di noi il risveglio della nostra anima per procedere nella nostra evoluzione interiore. Che abbiamo già affermato nel nostro intimo sé di volere procedere a tutti i costi di fronte alle sfide della vita, poiché siamo già pienamente consapevoli di essere guidati, sostenuti, protetti e amati dalla nostra divina, amata presenza, io sono. E chiediamo affinché
tutto avvenga secondo il piano divino, in modo perfetto, e inviamo potenti correnti di amore in azione, incondizionato, a tutti coloro che soffrono, che si sentono soli, disperati e privi di fede. E allora insieme, come una grande fiamma, risvegliamo tutti i cuori dell'umanità affinché si possa crescere nel salto evolutivo, affinché possiamo divenire pronti al fenomeno ascensionale di Madre Terra e di tutta l'umanità. Grazie, Padre Madre, perché tutto è già avvenuto secondo il piano divino di perfezione. E così sia. E così, così è. È. Grazie. 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 Ho staccato i microfoni, ho messo un po' di musica alta. Sì. Ora sentiamo, poi la potete risentire nella registrazione. Eccola. Dove? Sente? No, non si sente. No, non si sente. No, c'ho le cuffie per... Ah, bella, sì, un pochino. Na, na, na. Bello, sì. C'è un altro decreto? Io ne ho uno e poi loro sicuramente ne hanno. No. Non ne avete più? Io... Vabbè. No, io li ho messi tutti insieme. No, siccome questa sera era più sulla sì, guarigione, sì, sì. Quindi ho preparato questo. Va bene. Va benissimo, sì. Possiamo fare delle sì. affermazioni, possiamo insegnare l'affermazione, che è anche molto potente. Però prima... Io rientro, tu. Leggo una cosa che mi sono preparato, un misto ecco qui. Del momento, e poi eccoci rifacciamo con voi. Di nuovo qui, dopo questo bellissimo decreto. Adesso magari... E Rocco, hai da fare un decreto, un'affermazione, magari ecco, possiamo fare anch'io la posso fare al momento, posso fare anch'io un'affermazione. Perfetto. Allora, come mi viene, come si dice, come le guide ci indicano. Bravo, allora giusto. Facciamo così. Adesso io leggerò una cosa che mi sono preparato, mi sono scritto prima di iniziare la trasmissione. E dopo ripartiamo con una serie di come possiamo, affermazioni, decreti con Anna Maria, Gio, Antonio e anche tutti quanti voi mentalmente, interiormente, a voce alta. Allora, interiorizziamo quello che ascoltiamo in questo momento e respiriamo profondamente. Guarigione spirituale collettiva di mente e corpo attraverso la sorgente di luce. Ogni giorno integriamo, immaginiamo che la luce si elevi dal grande sole centrale, il Padre, fino a raggiungere il sole della nostra galassia e Terra, che raggiunga anche il vostro chakra della corona e tutto il tempio del vostro corpo e degli anziani, dei nonni, dei giovani, dei bimbi, degli animali. Ripetiamo insieme: io sono benedetto dalla sorgente luce.
È giunto il momento di chiudere questo capitolo della storia della discesa e ascesa finale del pianeta Terra. L'umanità ha trionfato sulle tenebre che l'hanno tenuta in preda della tristezza, della sofferenza, della malattia e della povertà per migliaia di anni. Risale a milioni di anni fa tutto questo. Sarà disponibile e compresa a fondo l'umanità di buona volontà. E sarà compreso che il pianeta e i suoi amati abitanti, con il numero più alto possibile, saranno ascesi per adempiere il loro destino, che è quello di vivere in armonia e pace nella luce di una nuova terra, con un nuovo cielo, un nuovo mondo, che è ciò che deve essere la madre terra nel suo stato rinnovato. I cambiamenti che devono avvenire nella gerarchia del cielo, quando tutti voi avrete completato il processo di ascensione, madre, padre, Dio, universo, esseri di luce, fratelli cosmici, avranno completato il loro compito come creatori e amministratori della Via Lattea, proprio come noi anche staremo completando i compiti come creatore, come creatori della nuova terra. È parte della nostra ascensione. Andrete, se sarete nella luce, ad un piano superiore, al fine di partecipare alla creazione di un nuovo universo, quello che offrirà grandi esperienze per le anime che sono ascese nel loro lavoro in questo universo multidimensionale e desiderano sperimentare le sfide e i nuovi piaceri inimmaginabili in precedenza, e ci ricongiungeremo con altri amici, fratelli e cari che hanno raggiunto prima nuovi cieli e nuova terra, lasciando il corpo. Sarà infine istituita una nuova forma di governo nella vostra galassia, che si baserà di più sul Consiglio dell'Uno, dove tutti combinano in un solo mix i loro doni e talenti per il bene comune, piuttosto che il sistema più gerarchico che ci ha visto come onniscienti e onnipresenti maestri. Respirando profondamente, integriamo, visualizziamo la vostra ascensione, dove avrete la possibilità di andare dove volete nell'universo, verso la quinta dimensione, nel portale verso le altre dimensioni e le altre realtà. Alcuni di voi che sono venuti da pianeti lontani per condividere questa esperienza con noi saranno in grado di tornare a casa con i vostri fratelli e sorelle. Ci sono navi madri qui da molti pianeti per accogliere i loro cari. Altri decideranno di rimanere qui in terza dimensione fino a quando l'intero progetto di spurgo e purificazione sia stato completato. Avete imparato molto nel vostro tempo qui sulla Terra ed il vostro servizio per i vostri compagni umani sarà molto apprezzato. Una volta che Gaia si sarà completamente ristabilita dalle tossine e dall'uso improprio delle sue risorse primarie, l'umanità, la nuova umanità, nel suo nuovo stato di illuminata e di piena armonia sarà in grado di ritornare a vivere in un paradiso di quinta dimensione che le è stato promesso. La Terra diventerà quindi il centro glorioso dell'età dell'oro e l'umanità continuerà il suo ambizioso cammino di creazione e di meraviglia, perché tutto il cosmo ne goda e ne tragga beneficio. Predisponiamoci all'amore, amiamoci, perché l'universo e i suoi fratelli stanno assistendo a questo momento, il momento della scelta nella luce e nell'amore. Grazie, padre e madre, perché tutto ciò è avvenuto. Così sia, così è. Bellissimo.
Adesso musica, microfoni staccati. Adesso provo io a fare un'affermazione, se volete, oppure lascio il posto a chi la vuole fare. No, falla tu. Non ho preparato nulla, quello che mi viene adesso lo dirò. Sarà perfetto. Grazie. E così è. Esatto. Bellissimo, bellissimo questo brano di Deva Premal. E, grazie Rocco. Che bella energia stasera, ragazzi, veramente. Sì. Abbiamo due Miss Sorriso Olistico, ma abbiamo anche due cavalieri perfetti, meravigliosi. Adesso Miss Sorriso Olistico, Antonio. Questo non l'avevo mai sentito. Ma Antonio non mette mai la mascherina. È una creazione perfetta. Ha preso il virus della rocchite acuta, no. Quindi io gliel'ho trasmesso e quindi non ce l'ho più, ce l'ha lui. È vero. Sono felice di aver preso questa malattia, la rocchite, perché è bellissima. Perché è la rocchite. È contagiosa. Sì, è contagiosa. Un po' per uno non fa male a nessuno. No, poi mi mancano tanto le sue roccate, adesso torneranno. Allora adesso mi faccio stasera serio. Però ci fai moduno. Adesso mi faccio serio perché voglio fare anch'io un'affermazione. E di solito non lo faccio mai, però questa sera mi sento di farlo, vediamo un po', mi metto in ascolto, vediamo cosa esce fuori. Intanto inizio a mettere un bellissimo brano di Deva Premal. Chiedo ai maestri solari e alle energie delle egregore positive di inondare il cuore di coloro che in esso albergano oscurità, per coloro che hanno il potere di decidere leggi e decreti, che non sono i nostri decreti, ma altri, a coloro che vigilano, ma invece di vigilare in qualche modo esercitano un potere contro e non a favore del cittadino. Che queste energie possano sciogliere nei loro cuori questa negatività assorbita da giorni e giorni, anzi quasi un anno, di protocolli che invece di aiutare hanno anche portato alla morte tantissime persone. Ecco, io chiedo ai solari e alle energie delle egregore positive di sciogliere i loro cuori e di portare amore, amore che possa in qualche modo risvegliarli e che non ci sia più una divisione tra chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro, che non ci sia più la divisione tra chi combatte la paura con la gioia e chi invece si fa prendere dalla paura con il panico. Quando incontreremo una persona con una mascherina, io ne ho incontrato uno con tre mascherine, quando incontreremo queste persone così insicure, così impaurite, non guardiamole con quasi con pietismo, come per dire poverini, ma forse guardiamoli con amore. Cerchiamo di capire che la loro paura è una paura che è stata indotta e non è una paura che hanno cercato. E quindi mandiamogli luce, mandiamogli amore. Vi assicuro
che se lo facciamo con vero intento e lo facciamo in tanti, queste persone si sveglieranno una mattina e forse non avranno più quelle paure. E se ogni giorno uno di questi si sveglia con meno paure, arriverà un tempo e un giorno che automaticamente le persone rifiuteranno di mettersi mascherine, rifiuteranno di non abbracciarsi, quasi come un buco bianco, che abbiamo detto prima, il contrario del buco nero. Io decreto e affermo questo. Grazie. Così E sia, così è. e così sia, e così è. Grazie. E in conclusione di questi decreti, vorrei proprio coinvolgendo anche i radioascoltatori, chiudere con un gesto che mi hanno insegnato gli arcangeli qualche anno fa, e che è proprio l'uso del soffio. Siccome Dio come creatore ha creato attraverso il soffio, quindi lui ha detto, cioè gli arcangeli hanno chiesto alla fine di un decreto di insufflare la purezza dello spirito che è perfetto su ciò che abbiamo decretato. Per cui se tutti insieme facciamo tre soffi che praticamente vanno a coprire tutti i decreti che questa sera sono stati detti, sono state dette cose meravigliose, vanno in qualche modo a sigillarle attraverso il nostro soffio creatore. Per cui tutti insieme insuffliamo la purezza dello spirito che è perfetto. Bellissimo questo, Anna Maria. Tra l'altro io ho conosciuto un maestro del soffio. Esiste una tecnica, naturalmente viene sempre dalla Cina o dall'Oriente, una tecnica dove si soffia sulla parte malata, non so, mettendo un fazzoletto, soffiando, 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 arriva un'energia veramente potente. Ed è proprio la tecnica del soffio, quindi mi ha fatto ricordare questa cosa. Ho conosciuto uno di questi maestri che fa questa tecnica. È una tecnica Dicevi. egizia che consiste in 21 soffi sulla parte malata, Esatto. sull'organo malato. Sono proprio molto bello, sì. Ecco, Questo è di guarigione, mentre questo viene guarigione. usato proprio nella creazione. Loro mi hanno Rapporto. detto, imparate, visto che il vostro Dio interiore è in azione, imparate a usare gli stessi strumenti di un Dio, quindi il soffio, usatelo per sigillare, È quindi non tanto bellissimo. come guarigione, ma per sigillare, ed è bello, molto bello. Io Benissimo. vorrei condividere con voi una degli ultimi messaggi ricevuti dai fratelli, in cui mi hanno parlato di un codice per alzare le frequenze. E siccome questo è un momento in cui siamo un po' tutti provati, no? Con queste sfide da affrontare giorno per giorno, allora nel momento in cui sentiamo che si sta abbassando la nostra vibrazione, il nostro pensiero, e stiamo magari cadendo in uno stato un po' down, possiamo dire 5-3-9-3-7-3. E così è, la frequenza di luce viene a me. E così è. Ecco, questo è molto semplice, molto breve, però è significativo perché sappiamo che anche un numero è un suono. È una frequenza vibratoria e va a cambiare uno stato d'animo, una realtà. E quindi volevo 5, 3, 9, condividere. 3, 7, 3? Sì, la Perfetto. frequenza di luce viene a me e così è. Bene, io invece voglio strapparti, cara Jo, così in diretta, lo Sì. faccio proprio in modo Terribile. machiavellico, una promessa. Perché vorrei fare una serata, ne avevamo già parlato, non è una cosa fuori dal mondo. Una serata e fare una attivazione della croce di Hank. Tu lo sai che io sono innamorato della croce di Hank. Guarda, ne porto una La più grossa vedo, di è questa, non la potevo bellissima. trovare.
Questo ormai io vado in giro solo con questo. Ce l'abbiamo tutti, da che abbiamo fatto tutti le camicie. Ce n'ho una piccolina, ma non l'ho mai indossata. E allora, siccome ci tengo a questa croce, a questo bellissimo simbolo meraviglioso, che è il simbolo della vita, il simbolo di tutto, una sera fare proprio un'attivazione, come sai fare tu, perché io l'ho fatta con te, l'attivazione dell'anche a Milano, al tuo centro, non mi ricordo come si chiama il tuo centro, anzi, il facciamo volo, un po' di pubblicità, il volo, su, il centro, il volo, dove i fortunati che vivono a Milano possono andare a trovare Gio. Lei... Ecco, in realtà adesso no, questo per poco. Ah, beh, certo. Io vivo in un altro però, mondo, ragazzi. Diciamo che... No, no, comunque io regolarmente ogni 15 giorni sono a Milano, non più al centro il volo, ma presso uno studio di un'amica, che è uno studio di Pilates, dove incontro le persone, dove facciamo anche piccoli gruppi. Quindi è in via Vincenzo Monti, al numero 56, e ogni 15 giorni sono ancora a Milano ad operare, quindi in qualche modo possiamo ancora immaginare una realtà contingente che si riunisce a Milano. Poi grazie sei. Antonio per l'invito, con molto piacere lo possiamo fare. Sarà un lavoro che comporterà anche la proiezione di un piccolo video, e quindi certo. Magari sarà di 2 ore e mezza. Certo, lo facciamo di pomeriggio al limite, no, non lo facciamo di sera, lo facciamo un pomeriggio, così bravo. Abbiamo tutto il tempo di farlo il anche, spazio. Lo facciamo in video, sì, perfetto. Okay. E poi ci via mettiamo Vincenzo d'accordo Monti. Io e te. Via dopo Vincenzo Pasqua, Monti. Sicuro. Volevo va dire, bene. Via Vincenzo grazie. Monti, Vincenzo è un nome che rappresenta la vittoria, Vincent Vittoria. E Monti perché si toccano le vette più alte della luce. Non è una... Ecco, vedo che bello. Bello. Bellissimo. Volevo soltanto chiudere. Con... Sono le 11:11 in questo momento. Sì. Wow. Allora volevo chiudere, volevo dire delle ultime cose, poi se avete voi da terminare, terminate. Allora, tutti i brillamenti solari di cui si è parlato prima possono creare attivazioni nei sistemi di chakra dell'umanità. Ovviamente più forte il brillamento, più pronunciate sono tali attivazioni. Se davvero la macchia solare avvistata nel maggio del 2020 esplodesse con una potente luce fotonica, purificatrice e altre dinamiche cosmiche, le seguenti attivazioni o sintomi delle trasformazioni delle linee del tempo sarebbero percepite nel profondo nucleo interno, campo magnetico di Madre Terra, e nei recessi più profondi della memoria cellulare umana. E come risultato trasformerebbe i seguenti possibili sintomi: mal di testa, problemi ai seni paranasali, ronzio alle orecchie, vertigini, visione sfocata, poiché la ghiandola pineale e l'ipofisi vengono purificate e attivate, gola irritata, come verità che devono essere dette e spiegate, palpitazioni cardiache, poiché al veicolo fisico viene data una maggiore capacità di amore per l'originale disegno divino per tutta l'umanità e i nostri fratelli galattici. Nausea, poiché non c'è più accettazione di un mondo di caos e confusione su così tanti livelli. Crampi addominali, poiché l'energia creativa desidera sorgere per generare una nuova era d'oro. Altri dolori, infine, e fastidi sarebbero riallineamento del sistema nervoso, insonnia, risveglio a nuove comprensioni, mancanza di appetito, desiderio di cibo, cioè verità, stanchezza, necessità di riposo extra per assimilare la ristrutturazione del veicolo fisico. E infine sbalzi di calore, rotazione più rapida della struttura molecolare, atomi e particelle subatomiche. Quindi ricordiamoci sempre che quando viviamo una serie di sintomi, non identifichiamoci nel dire voglio andare dal dottore, cominciamo a essere dottori di noi stessi e capiamo che tutto questo non è nient'altro che direttamente proporzionale al cambio energetico, vibrazionale, che dir si voglia, che stiamo vivendo. Questo benissimo, certo. Questo sarebbe l'incipit per una nuova, per un'altra trasmissione. Ormai abbiamo fatto la trasmissione e la trasmissione, certo. Esatto, però vogliamo... è bello.
Vorrei dire una cosa, grazie Rocco di quello che hai detto, perché a riguardo vorrei proprio ricordare una cosa che avevo letto, che la fibromialgia in realtà non è una vera malattia, ma è l'insieme di tutti questi disturbi di cambiamento del corpo fisico a seguito del processo evolutivo che l'anima inizia ad operare. Quindi quando abbiamo una serie di disturbi che magari non comprendiamo, un po' come dicevi tu, è vero, pensiamo proprio che può essere proprio l'inizio di un forte cambiamento spirituale interno che ci porta ad un cambiamento anche fisico. Esatto. E quindi non spaventiamoci. Bellissimo, tra l'altro mi hai fatto ricordare, l'ho detto da tanto tempo ma non l'ho ancora fatto, io ho conosciuto una signora anziana, una dolcissima persona che è guarita dalla fibromialgia perché ha fatto proprio lei una ricerca, un cammino spirituale e ha detto si può guarire, però bisogna fare tutto un passaggio di guarigione spirituale evolutivo, è vero. Quindi se la ritrovo quella signora la voglio portare perché è veramente una... Ha fatto un cammino enorme. Può essere utile, sì. Certo. Una ricerca, tra l'altro, anche spasmodica di medicine alternative, quindi lei ha trovato delle essenze, delle cose particolari che poi si è distaccata poi dalla medicina, perché le ha provate tutte, alla fine ha scritto anche un libro, bellissimo, ed è guarita. Interessante. Voglio aggiungere una cosa. Questa fantastico. Questa trasmissione la potrete vedere anche in video su Facebook e c'è una cosa particolare della Jo, che lei non è messa in posizione eretta rispetto a noi, ora un pochino più eretta. Sembrava... Che guardasse dall'alto. Sì, che guardasse dall'alto, come in alcuni... Capitano molto un filmato di esseri che sono dentro le astronavi e ci parlano. Ma se vedi dove sono, sono un po'... Tra l'altro, non so, io vedevo... Sta abituando all'astronave. Gio, io vedevo del fumo. Oppure sono pronta a partire, come comandante di astronave. Vedevo del fumo, ma hai acceso un incenso? Incenso. Sì, avevo una candelina e un incenso per creare l'atmosfera. Perché vedevo del fumo, delle nuvolette di fumo, ho detto boh. Allora, è finito nel tuo tempo. La Jo non sta fumando. Vogliamo. Fata di cervello. Vogliamo insieme fare una cosa insieme cortissima. Qua sono quattro righe. Io non so, leggo 3-4 parole, voi aggiungeteci quello che sì, vi pare. Sì, dai, facciamo quel gioco. E concludiamo. Inizia uno e finisce l'altro, sì, bellissimo. Concludiamo dai. Così. Allora, chi comincia? Comincio io, voi vi aggregate, poi aggiungo allora, un'altra andiamo parola. Andiamo in ordine, ognuno... facciamo Rocco, Anna Maria, Antonio e Gio, va bene? Ok. Il tempo è giunto. Siamo in pieno cambio vibrazionale, salto quantico. La vittoria è vicina. La vittoria è vicina, è già raggiunta e noi siamo già in una dimensione nuova. Noi siamo in una dimensione nuova e percorreremo la strada che ci riporterà a casa. La strada che ci riporterà a casa è dentro di noi. Illimitati spazi, fluire ogni limite. Possiamo percorrere ampie e sconosciute valli e sentirci tutti uno nell'eterna divinità che noi siamo. Bellissimo. Nell'uno. Bellissimo, riusciamo pure a improvvisare cose fantastiche. Siamo proprio i quattro, della Ave Maria. Non era finito, Antonio, non era finito. Non era finito. No, perché sono tre righe ancora. E nella eterna unità che noi siamo, il sistema, ripetiamo insieme che il sistema oscuro è spacciato, sta dando i suoi ultimi colpi di coda perché ormai il risveglio sta prendendo il sopravvento. Il sopravvento oramai è dato per scontato e quindi non si parla più neanche di oscurità,
perché ormai è la luce che ha preso il suo posto e noi siamo già in un fantastico pianeta verde dove l'amore scorre, dove l'abbraccio è ritornato ad essere la normalità e dove la vita finalmente è gioia, gioia nei nostri cuori. La vita è gioia nei nostri cuori. I nostri cuori sono una lanterna verde che illumina con i suoi raggi l'intero pianeta. Ecco perché a volte diciamo pianeta verde. Ecco perché a volte diciamo pianeta verde, perché lì percepiamo pace ogni ora e immensi silenzi che vanno oltre ogni dire, perché siamo pronti a fluire, fluire, fluire. Questa è l'unità dell'eterno divenire. E così sia, e così è. E così è. Rocco, è bellissima sta cosa che hai proposto. Mi la piace, faremo sempre. È un gioco bellissimo. Sì. Molto carino. Con gli ascoltatori pure. Sarebbe bellissimo. Ogni volta lo creiamo, dai. Ma come ti vengono, Rocco? Bellissimo. Come ti vengono? No, no, le faremo tra noi, no? Poi che facciamo? Passiamo anche la parola a coloro che scriveranno, non so, 3-4 certo. persone. Prenderemo e poi ritorniamo noi a giro. Bellissimo. Questa è la Rocchite. No, è la Rocchite. Le possiamo anche invitare. Allora, noi possiamo fare questo. Ecco, guarda, un'idea sull'idea. Siccome con Zoom io posso, ho un abbonamento, quindi posso chiamare fino a 99 persone. Però possiamo fare un pomeriggio invece di una sera, perché la sera si fa tardi poi. Pomeriggio dove chi vuole entrare gli diamo l'ingresso di Zoom e quindi parteciperà a questo gioco che abbiamo appena fatto di persona, chi vuole fa, oppure non si fa vedere e parla soltanto. Questa e poi è un'idea. Sembra una meditazione, sembra. Certo. No, ma perché l'importante è creativa. Ripetendo l'ultimo verso dell'altro, certo. È proprio bello perché dà il senso dell'unità. Anzi, mi sto pure emozionando sul fatto che mentre meditiamo, questo non abbiamo scoperto nulla, però è bellissimo, e visualizziamo, descriviamo e quando uno termina l'altro continua. E se visualizza e descrive ciò che quello precedente stava descrivendo è proprio collegato. Questa è una cosa bellissima. Ma questo ci sta molto anche nell'effetto Maharishi, perché comunque è tutt'uno, no? Per cui va a continuare tutto ciò che abbiamo detto stasera, quindi meraviglioso. Concludiamo però stavolta veramente con il bellissimo brano di Marco Mengoni e vi diamo la buonanotte, cari amici, o il buongiorno per chi ci ascolta. Io tantissime persone ci ascoltano di giorno. C'è la nostra amica Patrizia che fa l'infermiera, ci ascolta mentre fa il suo lavoro e tanti altri, insomma, ci ascoltano quando vogliono. Quindi buongiorno o buonasera con questo bellissimo brano Il Guerriero. Rocco, mi ha fatto piacere rivederti e risentirti. Avete fatto sorridere di gioia e di è un miracolo. Perché siamo contente noi di io vederti sorridere. Anna Maria Bona. Grazie Rocco, grazie Antonio, grazie alle sorelline. Una bella da ora in poi venite in coppia voi due, che siete una forza. Il gatto e la volpe. Non diremo da più secoli che siamo in coppia io e Anna. Vero, non diremo vero. Più che siamo in quattro, ma saremo in tre, perché voi fate per uno, l'uno proprio. Certo. Allora, detto finale della serata, se spesso tossisci e porti la mascherina, no, mi sono incartato, la ripeto. Ecco, se hai la mascherina e spesso tossisci, buttala via e segui l'effetto Maharishi. Oh, così guarisci. Benissimo. Buonanotte. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte a tutti quanti. Grazie. A tutta la famiglia di Web Radio Visione 11.11 e a tutta la chat. Siete grandi. Grande abbraccio a tutti. Grazie Gio, grazie Antonio. Grazie Rocco, grazie Antonio. Grazie.